Ballare ha cambiato tantissimo e ve ne accorgerete, sarà anche bello starci, quindi non vi invito a scappare perché bisogna avere paura, anzi non è assolutamente così, è bellissimo ed è una grande fortuna dal mio punto di vista che possiamo fare base qui 2 giorni. Noi siamo qui, cosa sia questo itinerante te l'ho detto, ma questo è il primo incontro di una settimana che prevede testimonianze, momenti di studio, di riflessione, visite che fanno della memoria la loro materia più importante. Poi ne parleremo con loro quando avremo finito qui, memoria di proprio dei percorsi di rinascita della Sicilia. Non vi è città in Europa che sia culturalmente cambiata più di Palermo. Io sono 40 anni fa, nel posto di sindaco, su questa poltrona, stavo seduti sindaci amici dei boss mafiosi. Dobbiamo ringraziare chi, quando tutti stavano con gli occhi chiusi, la bocca chiusa e le orecchie chiuse, sosteneva ad essere ateo, comunista e giustizialista. Dobbiamo ringraziare su tutti coloro che hanno perso la vita, hanno donato la vita in questa battaglia, ma io credo che noi dobbiamo ringraziare la mafia. Ha esagerato. La sua violenza criminale è stata talmente elevata che ha costretto i muti a parlare, i ciechi a vedere, i sordi a sentire. Devo dirti una cosa molto grave, Luca. Dimmi, Nando, che succede il 3 settembre, momento di grande tensione? Devi dimagrire! Nando, sono dimagrito!